Radio Radicale, siamo con l'onorevole Tiramani della Lega, capogruppo in vigilanza, per parlare di Radio Radicale, di questa mozione che la Regione Lombardia ha votato. Come sapete, in Regione Lombardia la Lega è alleata con gli altri partiti del centro-destra, e il Movimento 5 Stelle è all'opposizione. Una mozione votata da 68 consiglieri regionali su 69, un solo astenuto, che ha ottenuto praticamente il consenso unanime di tutti i gruppi consiliari. Rimasto sorpreso, so che lei ascolta anche Radio Radicale. Io vi ascolto sempre perché penso che offrite un servizio pubblico di alta qualità, un servizio di fatto pubblico, perché Radio Radicale non si basa su sponsor e finanziamenti privati, quindi probabilmente è stato riconosciuto anche questo servizio da parte dei colleghi in Consiglio regionale Lombardia. Lei è preoccupato per... Noi abbiamo visto che voi avete sempre fatto una battaglia per l'editoria locale. Noi sappiamo che nella sua regione in Piemonte ci sono tante realtà locali, l'Eco del Chisone e altri quotidiani che insomma danno un'informazione particolareggiata sul territorio. La vicenda di Radio Radicale come la legge? Beh, a livello locale sono tantissime le testate. Io arrivo dalla Valsesia, dove abbiamo due testate: il Corriere Valsesiano, Notizia Oggi. In provincia di Vercelli c'è Notizia Oggi Vercelli, La Sesia, il Corriere Eusebiano. Quindi, una provincia piccola come la nostra, ci sono cinque testate locali. Radio Radicale, secondo me, ha sempre dato un servizio trasversale. Tutti i convegni e i comizi dei partiti sono tuttora registrati, si trovano nella parte di broadcasting, e poi penso anche che per tutti gli aspetti giudiziari abbiano sempre fornito un ottimo servizio nei maggiori processi. Sì, le dispiacerebbe se questo servizio dovesse in qualche modo saltare, e ci potrebbe essere il rischio di perdere l'archivio? Beh, c'è già stata questa proroga di 6 mesi fino a giugno. Credo che da qui a giugno, trasversalmente, molte persone parleranno e aderiranno. Credo che nulla è perduto, e col governo si potrà ancora parlare per salvare quello che io ritengo essere un servizio pubblico. Bene, io la ringrazio di questa sua dichiarazione, di questa sua testimonianza. Ringrazio l'onorevole Tiramani della Lega, capogruppo in Commissione di Vigilanza RAI.